bisogna fare uno sforzo quando ci si avvicina a questa reliquia di Padre Pio, perché non ci troviamo di fronte a qualcosa che richiami un trionfo, un segno importante della vita di Padre Pio. Bisogna fare uno sforzo perché quando parliamo dell'ambito di Padre Pio è come se parlassimo di qualche cosa che ci appartiene. Perché? Perché ognuno di noi è seduto, ognuno di noi è vestito, ognuno di noi ha un abito, ha qualcosa che lo riveste. E l'abito fondamentalmente riveste le nostre insicurezze, le nostre paure, il freddo che abbiamo. Ecco, quindi quando guardiamo quest'abito dobbiamo prima di tutto pensare che per Padre Pio è un rifugio sicuro che lo protegge, che lo custodisce, un rifugio prima di tutto dalla sua debolezza e dalla sua malattia. Sappiamo che Padre Pio soffriva di polmoni, non soffriva di tubercolosi, come ha detto qualcuno, è stato accertato. E tutti al suo paese sapevano che Padre Pio non soffriva di tubercolosi. Però, nonostante questo, l'arciprete, che sapeva che Padre Pio aveva dei problemi di polmoni, ma non soffriva di tubercolosi, però gli faceva dire la messa con un calice separato, diverso dagli altri. E perché sapete, non si può mai sapere il contagio, allora c'era questa paura del contagio. Anche i suoi paesani gli volevano bene, sapevano che non soffriva di tubercolosi, però alcune famiglie dicevano: ma è meglio che non li invitiamo a casa, sapete com'è? Ci abbiamo i bambini piccoli, non si può mai sapere che succeda qualcosa. Ecco, io voglio partire da questo Padre Pio, da questo fraticello di 23-24 anni che era stimato nel paese, gli volevano anche bene, ma lo ritenevano un tipo strano. E lui restava così, nella sua fragilità, nel silenzio di Piana Romana, dove andava a pregare. E quindi quest'abito indica un po' quell'isolamento di Padre Pio, quell'isolamento che disegnava quel corpo piuttosto fragile. Sapete, ce ne accorgiamo anche noi, quando uno è vestito da frate si vede da lontano, si vede subito la sagoma del frate. Però poi, man mano che ci avviciniamo, si comincia a vedere che dentro quell'abito c'è un corpo con la sua storia, un corpo schiacciato dai suoi difetti, un corpo attraversato dalla sofferenza. E quell'abito è stato a Pietrelcina l'emblema di quel fraticello segnato dalla sofferenza, che girava per le strade del paese così con la sua povertà. L'abito è anche qualche cosa che noi amiamo tenere pulito. Anzi, non è solo segno di pulizia. Qualche volta l'abito è come un buon voto a scuola. Io insegno da tanto tempo e so che un brutto voto non aiuta mai a crescere.
Un brutto voto ghettizza, rende cattivi, fa arrabbiare, non spinge a migliorare. Ricordo quando eravamo studenti, ti metto 4 così impari a studiare. Io non ho mai visto una persona che ha imparato a studiare quando gli hanno messo 4. Ho visto solo delle persone arrabbiate. E tante volte vedete anche i nostri giovani che vanno girando con quei vestiti mezzi strappati, con le pezze da tutte le parti. Ci fanno un po' ridere, no? Però in realtà che cos'è? Quelle pezze, quei vestiti li rendono uguali agli altri. Loro forse non se ne accorgono, ma li ghettizzano. Ciò che è brutto ghettizza. Un abito bello, cucito su misura, ti dà sicurezza, ti rende forte. Mio padre diceva, quando ero piuttosto anziano, da giovane annappari le carni, da vesti annappari le vesti, da vecchio annappari le vesti. Le vesti rendono bello anche una persona vecchia. E allora ecco, succede che proprio come io scelgo di studiare per avere un bel voto, posso scegliere anche di avere un bel vestito, perché quel vestito dice chi sono, dice che sono una persona interessante, che posso essere uno che ha una posizione nella vita. Ecco, io vi ho presentato questo Padre Pio contenuto in un abito che in qualche modo nascondeva la sua sofferenza, la sua umiliazione, perché veniva un po' messo da parte dai suoi paesani. Ma c'è un altro Padre Pio, quello che sceglie di vestire questo abito. E vorrei fermare la nostra attenzione proprio a un fotogramma della sua vita, quello in cui lui decide di mettere l'abito di San Francesco. Fortunatamente questo momento ce lo descrive proprio lui, lo descrive 20 anni dopo. Siamo nel 1922, Padre Pio sta facendo gli esercizi spirituali, ha avuto le stimmate 4 anni prima, nel 1918. Siamo nel mese di novembre del 1922, importante che sia il mese di novembre, perché dal mese di giugno era arrivato un decreto del Santo Ufficio che gli faceva tante proibizioni e metteva in dubbio anche la soprannaturalità delle stimmate. In questo momento, che potrebbe sembrare un momento di tristezza, anche di rabbia, per non essere capito, Padre Pio scrive a una figlia spirituale dicendo: prega per me, l'amante divino, questo diretto sposo delle nostre anime, che compia l'opera della grazia che ha cominciato in me, poverino. In me, povera e abietta creatura, alla quale fin dalla nascita ha dimostrato una grande predilezione. Mi ha dimostrato che non solo sarebbe stato il mio salvatore, il mio sommo benefattore, ma anche l'amico devoto, sincero e fedele, l'amico del cuore, l'eterno e infinito amore, la consolazione, la gioia, il conforto, tutto il mio tesoro. Sembra una canzone. Vedete con che delicatezza Padre Pio parla del suo rapporto con il Signore, l'amico fedele, l'amico del cuore. Siamo nel 1922.
E Padre Pio dice: io voglio dire grazie a questo amico. E nella lettera parla di questa storia d'amore. Questa storia d'amore nella quale diceva: lui mi voleva bene, mi amava, ma io, sempre ardente di amore, per te e per tutto, quindi non solo per Dio ma anche per tutto, mentre lo riversavo, sia pure innocentemente, incoscientemente, su creature a me piacevoli e gradite, egli, sempre vigile su di me, interamente mi riprendeva, mi rimproverava, paternamente, dolcemente sì, ma era il rimprovero che l'anima sentiva. Non è un Padre Pio solo debole fisicamente, è un Padre Pio debole dentro, che sente due voci, quella di Dio, meravigliosa, ma anche il tutto, lo chiama lui. Queste voci che non erano peccaminose, erano innocenti, ma che lo distraevano da quella grande voce che era quella di Dio. Io, figlio ingrato, comprendevo chiaramente il quadro terribile e spaventoso che la misericordia di Dio mi presentava. Un quadro spoetizzante. Nello scorgere quelle miserie e quelle brutture, invocavo i nomi di Gesù e di Maria. Ed ecco, dice il Padre Pio, pronto alla mia chiamata, lui si presentava. Pareva che risorridesse, pareva che mi invitasse a un'altra vita. Mi faceva intendere che il porto sicuro, l'asilo di pace per me, era la schiera della milizia ecclesiastica. Quindi per Pio ci rimanda a un tempo in cui ancora non faceva la sua scelta, a un tempo in cui sentiva questo Dio, l'amico fedele, la parte della persona affascinante, che però lo chiamava da qua e veniva a sentire, a mettersi a contrasto con altre voci. E allora ecco la risposta di Padre Pio: dove meglio potrò servirti, o Signore, se non nel chiostro e sotto la bandiera del poverello di Assisi? Questo abito che voi vedete per Padre Pio è stato il punto di arrivo di questo cammino. Scegliamo un vestito a nostra misura per essere belli, per piacere agli altri, ma anche per dire quello che siamo. Padre Pio sceglie quest'abito per dire quello che lui è. Ma la sua scelta non è semplice. Io sentivo le due forze dentro di me che si cozzavano tra loro e mi laceravano il cuore. Il mondo che mi voleva per sé e Dio che mi chiamava a una nuova vita, chi potrà ridire quell'interno martirio che in me si svolgeva? Il solo ricordo di quella lotta intestina che si andava svolgendo dentro di me mi fa ghiacciare il sangue nelle vene. E ora sono trascorsi o sono per trascorrere 20 anni. Siamo nel 1922 e Padre Pio ci dice di preciso quando sono avvenute queste cose, 20 anni prima. Vi dico una data, il 6 gennaio 1903 Padre Pio entra nel convento di Morcone. La lettera del 1922, 20 anni prima. Probabilmente verso l'ottobre, il novembre
del 1902, pochi mesi prima di entrare al noviziato, Padre Pio vive questa storia di sofferenza, queste due voci, e porterà dentro di sé questo ricordo come il ricordo di una grande lotta. E dice, dopo 20 anni, dopo aver avuto le stigmate, dopo aver avuto tutti i problemi che ha avuto, ancora penso a quel momento come un momento di grande sofferenza. Dentro quest'abito si è svolta la grande lotta di Padre Pio tra la voce di Dio e tante altre voci. E così, dopo, quando si rivolgerà ai padri spirituali, quando dovrà rivolgersi alle figlie spirituali, questo ricordo di Padre Pio sarà sempre scritto nel suo cuore, per cui parlerà spesso del cristiano che si riveste delle armi della luce, del cristiano che è coperto dalla luce di Dio, che è avvolto nella luce di Dio. È un po' come se volesse dire che la sua storia è stata custodita dall'albero di Francesco, che così quest'abito di Francesco ha custodito e ha costruito in lui questa storia d'amore per il Signore. E badate bene, quando dovrà parlare del demonio, il demonio sarà un angelo falsamente vestito di luce, dirà Padre Pio. E il credente chi è? È quello che si riveste dell'armatura della fede. Sono tante immagini che ci parlano di questo Padre Pio che trova nell'abito di San Francesco il luogo per vivere la sua storia di amore con il Signore. Una storia di amore meravigliosa, profonda, che qualche volta lui non riesce nemmeno a descrivere. Ma una storia nascosta a tutti da queste rozze lame di colore marrone. Ma quest'abito è segno anche di un esilio molto triste, quello che Padre Pio vivrà a Pietrelcina dal 1909 al 1916. Un esilio causato proprio da questa misteriosa malattia. E in questo periodo Padre Pio sperimenterà tangibilmente proprio il suo isolamento, ma anche la sua povertà. Ecco, è molto bello leggere nelle lettere di Padre Pio, delle lettere che scrive al provinciale, quando lui scrive: Padre, il mio abito è tutto consumato, se me ne potete spedire un altro. Noi frati usiamo così gli abiti, ce li dà il padre provinciale, non è che andiamo a comprarli in qualche negozio. È proprio perché è l'obbedienza che ti dà l'abito di San Francesco, non ti appartiene, non appartiene a nessuno. Ci viene dato per rivestire la nostra scelta, ci viene dato per la grazia di Francesco che riveste la nostra scelta. E allora umilmente Padre Pio scrive: il mio abito si è usurato, se me ne potete dare un altro. E poi è bello quando racconta il momento del servizio militare, bello, relativamente bello, una pagina triste nella quale lui dice: oggi per la prima volta ho dovuto togliere l'abito e mettermi la divisa di militare. E una pagina di sofferenza, una pagina che non gli piace. Poi in un'altra occasione, quando dovrà partire da San Giovanni Rotondo per andare a fare il militare, allora non si poteva andare con l'abito da religioso, perché ormai, anche se era in famiglia, era militare e doveva andare con gli abiti civili. Allora chiede in prestito un vestito al papà di Vittorina Venterella, e chiede in prestito questo vestito.
è il papà di Vittorino Ventella, glielo dai subito da Napoli, scrive: ringrazia tuo papà per il vestito, non glielo sguarcirò, glielo terrò da parte per restituirglielo. Il disagio, anche questo di togliere l'abito, ma il disagio più grande padre Pio lo avrà quando a un certo punto le norme canoniche non consentiranno più che questo frate resti in famiglia. Allora deve decidere o tornare in convento con rischio di morire per la sua malattia, ma anche mettendo a disagio i frati che sotto sotto pure loro sospettavano che avesse una malattia infettiva. Allora deve decidere cosa fare, gli viene suggerito, va bene, ormai stai a Pietrelcina, diventa prete. E in una visione avuta a Venafro dice: San Francesco, ma tu mi scacci dal tuo ordine. Sente tutto il dolore di questo isolamento, dell'abito che gli viene tolto. E poi il ministro provinciale gli scrive: guarda, devi deciderti, scrivi la lettera al padre generale chiedendo il permesso sostanzialmente di vederti, di diventare frate, di diventare prete. E lui scrive la lettera, manda anche il permesso del vescovo che ci voleva per diventare prete, e scrive una lettera piena di dolore perché ha dovuto fare questa scelta e abbandonare, lui dice, le serafiche ladre, le serafiche ladre. Poi le cose vanno diversamente. Il padre provinciale, il ministro generale, rendendosi conto della bontà del ragazzo, scrive dal Papa e ha un permesso particolarissimo. Può restare a Pietrelcina, può restare con l'abito per tutto il tempo della malattia. E allora i provinciali gli scrivono una letterina proprio giuridica: ti è arrivato il permesso, d'ora in poi potrai stare con l'abito e restare lì. E lui scrive una lettera: caro padre, le scrivo pieno di lacrime e di riconoscenza. San Francesco mi ha permesso di conservare sulle mie spalle il suo abito. Si vedeva proprio che l'abito non era solo quel po' di stoffa, ma era veramente un segno per lui. Ed è un segno quest'abito. È un segno. Un segno perché, vedete, l'abito di Padre Pio, ogni abito che noi possiamo avere, custodisce il nostro corpo, un corpo che noi consacriamo con il battesimo. L'abito custodisce un corpo che è segnato dalla santità di Dio. E io penso che quest'abito delle stigmate non sia soltanto una reliquia, sia veramente per ciascuno di noi un segno. Il segno che il corpo di Padre Pio dentro quest'abito è stato custodito con dei segni che erano i segni della passione. Guardate che mistero c'è in quest'abito. Da una parte Dio svela chi è Padre Pio, ci fa vedere i segni della passione, cioè ci fa vedere concretamente che questo frate porta su di sé i segni di Cristo, e se ce lo fa vedere, ce lo fa vedere perché lo dobbiamo vedere. Quando Padre Pio, pochi giorni dopo le stimmate, ha chiesto alle figlie spirituali: pregate perché le mie stimmate spariscano, perché io non voglio che la gente sappia, una di loro, Vittorina Ventrella, ha detto: come ti permetti di chiederci questo? Se il Signore ti ha dato questi segni, non te li ha dati per te, te li ha dati per noi, perché si vedono, perché il mondo capisca cosa c'è. E allora Padre Pio usa l'abito per coprire il mistero. I primi giorni non aveva ancora quelle manopole di lana con cui lo conosciamo. E allora, ecco, tirava su le maniche, le proteggeva le stimmate, il suo corpo segnato lo voleva custodire come qualcosa di meraviglioso. Ma il Signore segue le sue strade. San Giovanni Crisostomo dice: la scelta del cristiano
è quella di rivestire Cristo. Non è Gesù che ci riveste, siamo noi col nostro corpo, con la nostra storia, che rivestiamo Cristo. Padre Pio riveste Cristo, ma Cristo traspare pienamente dalle sue piaghe. È un mistero che noi contempliamo come un grande mistero d'amore. È un mistero nel quale Padre Pio ci viene a dire che fondamentalmente ognuno di noi col suo battesimo ha dentro di sé le cinque piaghe di nostro Signore. Avete fatto caso a una cosa? Nei Vangeli, in alcuni casi, Gesù appare con le stimmate, quando appare a Tommaso, quando appare agli Apostoli. In altri casi, non appare con le stimmate. Alla pesca miracolosa non ha le stimmate. Infatti, sul momento, gli Apostoli non si accorgono che è Gesù. Poi dice: buttate le reti da questa parte, buttano le reti, arriva tutto questo pesce e San Pietro dice: oh, è il Signore, tanto che siccome si era spogliato per lavorare si butta in acqua perché si vergogna. Quindi alla pesca miracolosa Gesù non aveva le stimmate. Quando Gesù accompagna i due discepoli di Emmaus, non aveva le stimmate, se no l'avrebbero riconosciuto. In molti casi Gesù risorto appare senza le stimmate, perché vuole che prima arrivi la fede, arrivi la risposta. Qualche cosa, qualche volta Dio nasconde le sue stimmate dentro di noi. Le nasconde nelle sofferenze che attraversiamo, le nasconde nelle paure che abbiamo, nei dolori che ci attraversano, e le nasconde lì perché noi dobbiamo saper riconoscere in quella sofferenza, in quel dolore, la presenza di Dio. Non un Dio che ha bisogno del nostro dolore. Dio non è assetato di sangue, non è assetato di sacrifici. Ma Dio si nasconde in quel dolore per diventare, come ha detto Padre Pio, il compagno, l'amico della nostra vita. Questo abito che nascondeva le stimmate di Padre Pio ci viene a parlare di un Dio che si nasconde nelle pieghe del nostro dolore per suscitare la nostra fede, per farci capire che Lui è il compagno, l'amico, il sofferente, colui che vive accanto a ciascuno di noi. Qualche volta, quando andate a San Giovanni Rotondo, fate un giro dopo la stanza di Padre Pio, in quelle stanze vicine dove c'era l'aula dove gli studenti facevano scuola e c'era anche la piccola camerata dove Padre Pio dormiva con i suoi ragazzi. Ebbene, in quelle stanze è esposto un altro abito di Padre Pio. Dico, fateci caso, perché quell'abito nella parte inferiore è strappato. La gente andava con le forbicette a tagliarsi i pezzi dell'abito di Padre Pio approfittando della calca. C'è anche un cingolo che era bello lungo come questo, ma poi Padre Pio si è presentato in sacrestia e ha detto: frate, guardate come mi hanno ridotto. Era rimasto un pezzetto solo, perché gli avevano tagliato con le forbicette anche il cingolo. Beh, Padre Pio un pochino si arrabbiava, ma un pochino si metteva a ridere. Si arrabbiava perché si riteneva un povero peccatore, dice, che c'entra tagliarmi il vestito. Ma alla fine Padre Pio sapeva che dietro questo c'era un affetto, c'era una devozione spontanea, e si metteva a ridere. Chissà
chi custodisce quelle reliquie. Non abbiamo mai saputo dove sono andate a finire quei pezzetti di stoffa e quel pezzetto di cingolo. Bene, io questa sera vi faccio una proposta. Pasquale, non ti spaventare. Pensiamo di tagliarci quest'abito di Padre Pio. Simbolicamente, non vi montate la testa. Faccio un attimo il serio. Però immaginiamo cosa vorremmo prendere di quest'abito, ma non un pezzo qualsiasi, un pezzo che significhi qualcosa. Sì, saremmo portati subito a dire: mi prendo la parte del costato, la parte del cuore, così divento più buono. Ma io non ho questo coraggio, perché diventare buono come Padre Pio ce ne vuole. Forse qualcuno potrebbe prendere un pezzettino dai piedi per dire: voglio annunciare il Vangelo come Padre Pio, quando faccio il catechismo, quando insegno, quando sono nel lavoro, portare Gesù agli altri, portarlo col mio abito, col mio vestito, ma sapendo che porto un po' della ventina di ragazzi. Quindi Padre Pio rimaneva in convento da solo con i seminaristi, diceva la messa, faceva scuola, confessava e a mezzogiorno si metteva con i ragazzi ed era lui il capocuoco di quella cucina un po' povera che si faceva. Quindi quando voi mamme cucinate, pensate che l'ha fatto Padre Pio. E quando siete stanche, pensate che Padre Pio è vicino, c'avete quel pezzo di manica con cui cucinare. Soprattutto però c'è un'immagine molto bella, forse l'avete visto ogni tanto, l'immagine di Padre Pio con quel cappuccio in testa, che indica raccoglimento, indica mistero. Portiamo a casa il mistero di Padre Pio. Viviamo in un tempo in cui la televisione lo ha portato in tutte le nostre case, però forse ce l'ha portato con quello spirito di curiosità dei cronisti, che cercano per forza di vedere il miracolo, che cercano per forza di vedere lo straordinario di Padre Pio. Padre Pio era soprattutto quel cappuccio, quel mistero, quel silenzio. Padre Pellegrino, appena arrivato a San Giovanni Rotondo, aveva 25 anni e voleva scoprire come Padre Pio vedeva la Madonna. E allora andava nel coretto dove Padre Pio pregava di notte e cercava di scoprire qualcosa. Ma Padre Pio se ne accorgeva e lo cacciava fuori. Una notte ha perso la pazienza e Padre Pio ha detto: ah, vuoi stare qui? Allora inginocchiati a fianco a me. E così Padre Pio si è inginocchiato e ha cominciato a pregare nel silenzio della chiesetta. Ora, già era notte, forse Padre Pellegrino non era abituato molto, poi nel buio della chiesetta, dopo un quarto d'ora, 20 minuti, ha calato la testa e stava per cadere per terra per il sonno. Padre Pio si è messo a ridere, ha detto: vai a dormire. E ha detto: qui non c'è niente da vedere, c'è solo un Signore da incontrare. E lo incontri in ginocchio, stando qui ad aspettarlo che lui ti venga a trovare. Ecco, io vorrei che di tutta questa bella serata che abbiamo passato conservassimo quel cappuccio di Padre Pio, che indica raccoglimento, indica silenzio, e portassimo a casa questo mistero, un mistero di Dio che incontriamo non nel chiasso, non nel miracolo, non nella curiosità, ma lo incontriamo se riusciamo a fare silenzio, se riusciamo a trovare questo mistero di Dio, non di un Dio che sta lontano, ma di un Dio che ci viene a trovare. Padre Pio ci ha insegnato questo, in questo corpo, in un corpo custodito da quel vestito, Dio è andato a trovarlo. Nella nostra storia, segnata anche dal peccato, dalla nostra debolezza, nella nostra storia segnata anche dal mistero del nostro dolore, Dio può venirci a trovare. Padre Pio ci lascia questo regalo. Pace e bene.